Sperimenta è l'area che Omi dedica ai designer emergenti, quelli più particolari, che presentano anche in questa edizione delle forme divertenti, delle forme preziose che non dimenticano però alcuni dei temi più dibattuti in questo momento, ovvero etica e sostenibilità. Ma non solo, andiamo all'interno e scopriamo cosa c'è. Raccontare un gioiello etico e presentarlo con una forma estremamente riconoscibile e individuabile, che purtroppo però, data la società moderna, spesso viene associato a qualcosa di negativo. Voi avete scelto di realizzare una collezione che parla di amore, di fortuna, e lo fa attraverso la forma fallica. Sì. Abbiamo deciso di, attraverso degli studi, abbiamo scoperto che comunque già in passato, rifacendomi alla cultura greco-romana, venivano già utilizzati come simbolo di portafortuna, di buon auspicio, di ricchezza, e quindi ho detto perché non riprodurli, ovviamente in una forma un po' più molto stilizzata, infatti predomina molto il cuore, per essere un po' più elegante, più delicata. Adesso è in arrivo tra l'altro anche un bracciale che vi consentirà di sostenere delle cause contro la violenza alle donne. Sì, abbiamo deciso di fare un bracciale solidale e una parte andrà devoluta all'Associazione contro la violenza sulle donne. Uscirà a breve, tra circa un mese, proprio perché il fallo non deve essere visto come una cosa negativa, assolutamente no, perché non ha nulla di negativo, perché è un elemento fondamentale della natura, della vita. Il mio brand nasce 23 anni fa, e avevo festeggiato i 20 anni facendo un bellissimo catalogo in cui ho invitato 20 architette a indossare 20 collezioni, ognuna per ogni anno. E io sono architetto e ho deciso che non avrei fatto l'architetto, ma l'avrei fatto sì in piccole cose. E da sempre mi rendo conto che i miei studi di architettura mi hanno molto aiutato nella creazione del mio marchio. E parto sempre da forme geometriche molto semplici. E per me il colore è fondamentale, quindi gli abbinamenti di colore che a volte anche in uno stesso modello di gioiello fanno appunto la differenza. Allora, la maggior parte delle cose che abbiamo realizzato, sempre in ottone, cristalli Swarovski. Il must have di questa stagione saranno le catene, quindi abbiamo unito quello che era il cristallo, la luminosità del cristallo, alle catene un po' più underground, un po' più rock. Questo è il best seller. I am the designer of the brand. I usually design jewelry one of a kind. It's very important for me, every woman to feel unique. So usually I inspired from curves, the universe, emotional states, whatever is in the environment. Io sono la designer di Theodorad. Realizzo gioielli unici perché voglio che ogni donna si senta unica. Noi siamo molto attenti alle forme della donna, alle sue rotondità, alle sue spigolosità, e diamo anche grande attenzione a quello che è l'aspetto ambientale della natura che ci circonda.